un saluto da Ilaria Borletti Buitoni, collega sottosegretaria con la quale ultimamente abbiamo lavorato tantissimo per quanto riguarda l'UNESCO, è un'altra delega che io ce l'ho sul MAB UNESCO, sulla quale mi piacerebbe che lei potesse anche dire due parole, perché per noi dell'ambiente coniugare attività e beni culturali con quelli ambientali è davvero importante, soprattutto per quanto riguarda il tavolo del turismo sostenibile che ho visto lì. Grazie Barbara, grazie per questa iniziativa, per avermi coinvolto, e soprattutto è una bellissima iniziativa che arriva alla fine di un percorso molto importante. Io devo dire che se avessi una visione vorrei finalmente vedere un paese in cui paesaggio, territorio e beni culturali e ambienti fossero sotto lo stesso ministero. Capisco che forse quello che dico può risultare blasfemo, ma in realtà i punti di contatto, soprattutto quando si parla di educazione, tra i nostri ministeri sono moltissimi e dovrebbero tradursi ancora di più, al di là della buona volontà di Barbara, mia o di altri colleghi che hanno voglia di avere questi punti di contatto, in un rapporto permanente, perché parliamo esattamente dello stesso ambito, cioè il contesto in cui le persone vivono. E lo scopo è esattamente lo stesso, rendere questo contesto sostenibile e migliore per le persone che ci vivono. Quindi abbiamo esattamente lo stesso obiettivo. Educazione al paesaggio è uno dei temi fondamentali della strategia del turismo che è stata pubblicata dal nostro Ministero pochi mesi fa. Un turismo sostenibile che rispetti l'ambiente, che rispetti il paesaggio, che rappresenti una possibilità di sviluppo anche diffuso, quindi non solo nelle mete più frequentate. Ecco, tutto questo va preceduto dalla formazione, va preceduto dall'educazione, e naturalmente in questo ambito, se noi vogliamo veramente dare una direzione a quella che è anche un'industria fondamentale del nostro paese verso la sostenibilità, dobbiamo essere pronti a investire nella formazione e nell'educazione degli operatori che si troveranno in questo ambito in maniera sostanziale. C'è poi un altro aspetto che Barbara ha adesso toccato, che è quello per esempio che noi abbiamo sperimentato nell'UNESCO. L'UNESCO è uno scrigno di beni straordinari, sono 51, il più alto numero di beni che esista al mondo in un paese, che però naturalmente non sono conosciuti, non sono percepiti, non sono sentiti, e da lì è nato un rapporto col MIUR che fa sì che già nelle scuole elementari o nella prima media ci possa essere la possibilità di inserire dei percorsi di conoscenza dei siti UNESCO in maniera naturalmente spiegata a dei bambini, quindi in maniera coinvolgente, in maniera anche che li possa portare nei siti UNESCO a capirne la storia e a capirne il pregio e la bellezza. Questo percorso di consapevolezza è fondamentale, perché dobbiamo tutti partire da un principio: non si difende quello che non si ama e non si ama quello che non si conosce, e questo vale per l'ambiente come vale per un monumento, come vale per un paesaggio. Qui poi c'è anche Andrea Olivero, e se dovessi dire qual è il primo punto che metterei a un'agenda come quella che potrebbe emergere da un incontro come questo, uniamoci anche il Ministero dell'Agricoltura, perché come possiamo pensare che l'agricoltura non incide in maniera diretta, specifica, sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio? Quindi forse il problema vero del nostro paese è quello che riusciamo a sbriciolare delle eccellenti competenze, ma io sono certa che da questo incontro arriverà un invito, perlomeno nell'operatività, se non nel nome dei ministeri, a collaborare tutti insieme sulla stessa strada di cui condividiamo assolutamente gli scopi. Grazie.